Nel racconto di oggi parleremo di una delle antiche strade di accesso a Tocco da Casauria. La strada, chiamata Via Traversa, con il suo selciato in pietra è ancora esistente e dal paese scende giù verso la statale in località Rovetone. L'attuale strada statale, conosciuta come Valeria Claudia, in onore dell'imperatore Claudio, che la fece realizzare per collegare il Mar Tirreno all'Adriatico. Da una pietra miliare ritrovata nell'antica Chieti, riusciamo a risalire alla data della sua costruzione, avvenuta nel 48-49 d.C. In prossimità della fontana delle Quattro Cannelle e adiacente alla vecchia taverna delle Quercelle troviamo Via Traversa, la strada che portava su al paese passando per una delle sei porte e precisamente Porta della Croce. Oggi si percorre la statale fiancheggiando il portone d'ingresso della vecchia taverna, ma un tempo il suo percorso era dietro al vecchio fabbricato. Questo lo possiamo evidenziare dal portale in pietra sulla finestra che reca la data del 1580 e a destra della finestra osserviamo ciò che rimane di una nicchia votiva con i resti di un affresco di una Madonna. La taverna è quella descritta più volte dal poeta ciabattino Domenico Stromei nel suo diario. Percorreva Via Traversa più volte partendo dalla sua abitazione sotto la chiesa di Sant'Eustachio, in quanto i signori che transitavano nella taverna, incuriositi dalla fama del poeta, lo mandavano a chiamare per conoscerlo di persona. Oggi la vecchia taverna è abbandonata e le sue mura sono cadute in più punti, ma nelle immagini di qualche anno fa possiamo ammirarla nella sua antica bellezza. Ai piedi della fontana delle Quattro Cannelle è visibile un tratto di lastricato del vecchio tracciato della Valeria Claudia. Lasciati alle spalle la taverna e la fontana, proseguiamo verso il paese. Stiamo risalendo la strada che dalla fontana delle Quattro Cannelle a fianco della trattoria delle Quercelle porta su al paese, uno dei due ingressi. Giù abbiamo lasciato la statale, la Tiburtina Valeria Claudia, detta anche la Salaria, spesso nelle mappe, nelle descrizioni medievali, per il sale che da Pescara andava a Roma. Lungo la strada a salire sul lato destro incontriamo Fonte Valerio. A circa metà strada sulla destra vi è ancora una vecchia fonte. Il suo nome è Fonte Valerio. Alcuni anziani del paese la ricordano come la fontana di Napoleone, ma non il famoso condottiero francese, ma Pasquale Napoleone, sindaco che nel 1810 fece restaurare la fontana. Una lapide in pietra ormai illeggibile ricorda questo evento. Thank you.
Siamo nella chiesetta di San Rocco, un centinaio di metri fuori le mura, dove più su si può vedere la porta della croce. E probabilmente c'è un'attinenza tra il santo, protettore delle persone con ferite varie, tipo pestilenza, e il fatto che fosse fuori le mura. Poteva essere diventare anche un lazzaretto. Possiamo notare la finestra e l'acquasentiere vicino alla finestra, come abbiamo già visto la Madonna degli Angeli. Cioè il pastore dall'esterno poteva intingere la mano nell'acqua santa. La chiesetta, che risale al 1610, come vediamo nella scritta del portale all'esterno, è stata restaurata dalla famiglia Scarnati nel 1621 con una torre che probabilmente era qui a fianco della chiesa. I quadri che vediamo sull'altare, sulla destra e la sinistra, sono stati restaurati dal compaesano Zaccardi. Varcata la porta della croce, la strada, dopo il belvedere, proseguiva verso la piazza del paese. A sinistra, invece, un tempo si diramava verso la zona valle, ai piedi del castello, così come si vede dal dipinto del pittore Vincenzo Galli.